prossime ore l'ok del governo alla richiesta della FIGC. Che cosa chiede la FIGC? Di giocare le gare del prossimo turno o chissà anche quello successivo a porte chiuse in quelle che sono le regioni a rischio, e questo ovviamente comprenderebbe anche Udinese Fiorentina di sabato, ma ne parleremo. Parleremo poi ovviamente anche di calcio, perché non è piaciuta molto l'Udinese vista a Bologna. Certo, il pari muove la classifica, ma la prestazione è sicuramente peggiore rispetto alle ultime che abbiamo visto e commentato. Cercheremo insieme di capire il perché. E lo faremo con chi ce lo può spiegare benissimo, grazie al prezioso contributo del nostro super ospite questa sera al Tonight, Giampiero Pinzi, sempre più a suo agio nello staff tecnico bianconero. Ci sono buone notizie anche per Sema, nulla di grave, una distorsione al ginocchio, non ci sono lesioni, è difficile ma non proprio impossibile che possa essere a disposizione per la Fiorentina. Questo è altro tra pochissimo al Tonight. Dal panico, fermati un attimo, perché se vai più giù, forse non torni più. Cerchi di uccidere quello che hai dentro te, ma fare come fai, poi te ne pentirai. Entra nella mia testa, mare in tempesta, facce finte di cartapesta, carne fresca, l'amo e l'esca, l'orrido, un uomo che ti insegue in un corridoio, pagine sfoglio, ricordi come foto nel portafoglio, il vento che ti sbatte contro uno scoglio, nemici che ti stringono intorno al collo, cantano in coro, in giro senti le urla, il mercato è costipato, non esce nulla, intorno trasformazioni, i soldi diventano debiti, i sogni incubi, gli amici diventano acrobati che saltano via, è un altro giorno di ordinaria follia, nella testa mia, a un passo dalla pazzia, dentro casa, parole a caso, mancano pezzi in questo puzzle, preso dal panico. Bentrovati al Tonight, è impossibile non farsi contagiare da quella che è un po' il panico, tra virgolette, da coronavirus che si sta diffondendo e che finisce per influenzare le nostre vite, lo ha già fatto in questi giorni in cui è partita l'ordinanza, ma influisce ovviamente anche sul mondo del calcio. Eh sì, è così, buonasera Giorgia, buonasera a tutti i nostri amici da casa, anche perché siamo in attesa quasi spasmodica di questo decreto del Presidente del Consiglio Conte che dia il via libera alla disputa delle gare a porte chiuse nelle regioni interessate da casi di coronavirus, e anche la nostra, perché poi c'è stata l'ordinanza ieri del presidente Fedriga che dà in là un attimino anche una questione per capire cosa effettivamente succederà per Udinese Fiorentina di sabato. Vediamo, magari anche nel corso del Tonight, certo, arriverà l'ufficialità e saremo in grado di darvela. Prima vado a presentarvi i nostri ospiti, perché parleremo di questo, ma ovviamente parleremo anche e soprattutto di calcio, non esclusa la sfida di sabato contro il Bologna. Lo faremo, parto da qui, con un graditissimo ospite questa sera al Tonight, benvenuto Giampiero Pinzi. Grazie, buonasera. Ciao Giampiero, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Tutto bene, ok. Nonostante i compagni di viaggio, mi verrebbe da dire, ma non sono poi così male, anzi. Allora, Max Moras, abbiamo vinto ancora? Abbiamo vinto ancora, buonasera a tutti. Sì. Alla grande, anche bene, anche felice. Complimenti Max. Grazie. Massimo Campazzo, ben trovato. A voi. È tornato a comporre il magico trio, anche Marco Tavian. Ciao Giorgia, buonasera a te, buonasera ai telespettatori a casa. Bene, andiamo a salutare anche a Milano il nostro direttore Michele Criscitiello, buonasera Michele. Buonasera, buonasera, ben ritrovata. Ciao Giorgia, complimenti a Mr. Moras. Quando hai detto ancora una vittoria ho pensato, ah, perché lui ha giocato. Beato lui che ha giocato, quindi sì, diciamo, provo un po' di invidia. Qua non si può neanche più allenare. Ma senti, com'è la situazione lì a Milano? Raccontaci Michele un pochino la vostra quotidianità.
No, la mia è sempre la stessa, perché se pensavano che restassi a casa per la gioia di qualcuno ad Udine, io invece vengo regolarmente a lavorare e quindi sono qui. La cosa paradossale è il mondo dello sport, perché Mr. Moras fa l'allenatore di una squadra di Serie D e io faccio il presidente di una squadra di Serie D. Non ci hanno fatto giocare questa domenica, non ci fanno giocare domenica prossima, poi avremo un turno infrasettimanale, addirittura ci hanno vietato di allenarci. Forse domani ci si può allenare, ma non ci si può fare la doccia tutti insieme. Siamo al paradosso totale. E allora 2-3 sono le situazioni. Io non voglio fare il tuttologo, perché non so tutto, ci mancherebbe, anche in ambito politico e sanitario ammetto la mia ignoranza, però o non ci hanno detto tutto oppure stanno esagerando sotto tutti i punti di vista. Almeno in questa zona io credo sinceramente che quello che andava fatto è stato fatto in ritardo, ma adesso siamo arrivati al paradosso. Ieri hanno bloccato tutto, gli allenamenti, le partite, le gare, non puoi uscire neanche per strada, domani invece si può fare tutto ma non la doccia insieme. Secondo me siamo quasi arrivati in questa zona al ridicolo. Va bene, insomma, qualcosa confermo, vediamo. La doccia insieme non si può fare neanche a Chierlins. No. Niente. Confermo. Va bene, insomma, ne parleremo. Anzi, andiamo un attimo subito a capire quella che è l'attualità e quali saranno le ripercussioni per quanto riguarda la Serie A, per quanto riguarda il prossimo turno. Andiamo a sentire quello che ha detto poche ore fa, Gravina. Al momento si gioca dappertutto, tranne in quelle realtà dove c'è un'ordinanza del Ministro della Salute in concerto con i presidenti di queste regioni coinvolte in questo momento con alcune criticità. Quindi si giocherà ove è possibile, quando uscirà una disposizione diversa rispetto a quella che abbiamo oggi si potrebbe ipotizzare di giocare a porte chiuse. Juventus-Inter quindi al momento è a porte chiuse? Al momento dovrebbe essere a porte chiuse, ma dobbiamo aspettare quello che sono le disposizioni che oggi probabilmente attraverso un DPCM dovremmo avere. Allora, aspettiamo queste disposizioni per parlare anche di fatti, non solo di ipotesi. Però faccio così, un rapido giro. Secondo te la soluzione migliore, parto da te Michele, visto che sei il caldo su questo argomento, andare con le gare a porte chiuse? Quindi non stoppare il campionato ma farlo proseguire? Non lo puoi stoppare perché ci sono gli europei, farlo proseguire a porte chiuse mi sembra imbarazzante, vedere Juventus-Inter la sfida scudetto più bella degli ultimi anni e rovinare il campionato. Poi ripeto, sarà così grave che non sappiamo che fine faremo, però io parlo di calcio, quindi ripeto ancora una volta, sono ignorante, non sono tuttologo, non so la sanità come è messa, non so la politica come è messa, ti dico però, parlando di calcio, Juventus-Inter a porte chiuse, ritorna a Conte, la sfida scudetto più bella con lo scudetto più ambito degli ultimi anni, per me è una desolazione, è una sconfitta di tutti, a partire dal sistema politico che si è accorto tardi di quello che stava succedendo, però quando ci affidiamo a questo sistema politico poi non ci dobbiamo lamentare, li abbiamo voluti noi, ce li teniamo noi. Tra l'altro le altre serie hanno già deciso che si fermano, no? Allora, la Serie C ha già stabilito il rinvio, ma anche le date di recupero delle prossime due giornate di campionato. In Serie B la questione è un po' complessa, perché se si parla di un match da disputare a porte chiuse per Entella-Crotone nella prossima giornata, bisogna capire un attimo qual è la linea anche della Lega B, perché a un certo punto in mattinata sembrava quasi che il presidente avesse detto la nostra linea, non abbiamo chiesto di giocare pur di giocare, di farlo a porte chiuse, quindi ci riserviamo di valutare anche quello che ne verrà fuori alle decisioni anche del governo. Fermo e rinviato il campionato primavera, si recupererà la giornata l'11 aprile, si è fermato il rugby e si ferma anche il campionato di pallavolo maschile e femminile nel prossimo weekend, quindi una pioggia di partite cancellate o comunque rinviate in attesa poi della decisione sul campionato di Serie A. Ovviamente non andiamo nel merito anche di tutto il movimento dilettantistico, tutti i settori giovanili che sono fermi, eccetera, eccetera. Secondo voi invece, la pensate come Michele o la soluzione porte chiuse vi sembra l'unica via possibile a questo punto? Parto da chi? Chi vuole partire? Quella è la soluzione meno peggio, perché credo che il campionato non si possa fermare, perché il calendario, ricordiamoci, c'è l'Europa League, c'è la Champions League, c'è le semifinali di ritorno di Coppa Italia, gli europei, quindi secondo me è un problema poter recuperare questa giornata. D'altra parte, ha ragione Michele, quando parli di calcio, immaginarsi di vedere a porte chiuse una partita come Juventus-Inter, che è veramente una delle sfide più belle degli ultimi 5 anni, questa sembra una cosa molto difficile, però è vero, o non ci hanno detto tutto e quindi c'è da preoccuparsi maggiormente, oppure ci stiamo prendendo dei rischi che non servono.
perché ripeto, lunedì sì, il martedì no, cioè allenarsi no, poi la doccia sì, forse no, ma valutiamo, cioè ragazzi. Tu ieri hai giocato con una squadra? Sì, contro il Legnago, che è una squadra diciamo qua a 20 minuti, ma loro la mattina non avevano nessuna ordinanza, sono partiti con la corriera e dopo la partita invece si è disputata normalmente, invece il Tamai ha deciso, insieme alle due società hanno deciso di non disputare la partita. Che poi ricordiamo che anche per esempio era fermo il Verona, però il Chievo è venuto a giocare alla Dacia Arena, c'è tutta una serie c'è confusione, soprattutto passano messaggi anche estremamente di isteria collettiva, estremamente pesanti. Posso vendervi un bancale di gel igienizzante, lo scambio con una villa in Sardegna vista mare, voglio dire. E questo è il problema, perché si parte da un punto di vista giusto e poi alla fine si arriva a un'isteria di massa colossale, perché insomma anche, guardiamo anche un pochettino i dati di quello che sta succedendo, quanti sono i guariti. Stiamo un attimino, giusto, la prevenzione in prima di tutto, però attenzione all'isteria, perché sennò viene fuori veramente un rimedio peggiore del male. No, è vero, cerchiamo di fare quello che ci dicono con serenità, sì, no? Però, questo è un pochino... Se no si esagera. Comunque l'offerta del bancale vale. Va bene, valuteremo. Tu sei sereno, Max? Sì, sono totalmente tranquillo, però sai, devi... Tanto la doccia tu non l'hai fatta. Non l'ho fatto, la faccio veloce a casa. Dai. Vabbè, ci scherziamo un po' su, poi andiamo a leggere anche alcuni messaggi. Per l'Udinese, in questo momento... Facciamo un discorso così egoistico, non pensando al coronavirus e non pensando a tutto quello che sta succedendo nel mondo. All'Udinese farebbe bene giocare anche a porte chiuse o farebbe bene, che ne so, fermarsi un attimo? Ma dal mio punto di vista, giocare una partita di calcio senza tifosi non esiste. Il calcio è passione, la passione chi la porta? La portano i tifosi e lo stadio. Quindi, come ha detto anche Michele, anche una partita così importante come Juve-Inter, vedere lo stadio vuoto è veramente desolante. Poi è chiaro, la situazione è al limite. Non ci hanno detto, come hanno detto qui in studio, la gravità della situazione. O sarebbe più opportuno fare un po' più di chiarezza e anche di sospendere il campionato e cercare una via alternativa. Quindi le porte chiuse non ti piacciono granché? Io dopo un pareggio così all'ultimo minuto spero di giocare domani, di mettere in campo quella rabbia che abbiamo accumulato dopo quel pareggio. Tra poco entreremo nel dettaglio di quello che hai detto. Prima esauriamo l'argomento anche con quello che ci raccontano da casa. Allora, due messaggi perché ci chiedono, visto che c'è il problema dell'ordinanza, problema tra virgolette, sino al 1° di marzo, perché non posticipare la partita a lunedì? No, perché la linea comune stabilita dalla Lega di Serie A in Consiglio federale oggi è quella di non andare a forzare la mano su provvedimenti amministrativi o di istituzioni cercando il cavillo, quindi no. E un altro amico da casa, Stefano, ci chiede, visto che Udinese e Fiorentina non hanno le coppe, non c'è possibilità di giocare la partita infrasettimanale? Anche qui per il momento no, perché per salvaguardare anche la parità di condizioni tra tutte le squadre che sono impegnate nel campionato, piuttosto far giocare gare a porte chiuse per non andare a procrastinare e mettere i consueti asterischi in classifica di squadre che giocheranno partite tra due mesi, quando magari la classifica sarà completamente diversa. Sì, però comunque in ogni caso, se giochi a porte chiuse, se rinvii tutto un po', perdiamola l'equità, la regolarità del campionato per certe squadre, tipo l'Udinese o tipo, non lo so, il Verona o tutte le Lombarde, finiranno per giocare chissà quanto tempo poi, perché non è chiaro nulla, sempre a porte chiuse in casa, insomma, quindi in qualche modo vai a condizionare qualcosa, questa, no? Cosa, qualsiasi decisione che prenda, strascico lo lascerà, perché un conto è giocare adesso le partite, ci sono degli squalificati, degli infortunati, un conto è giocare tra 20 giorni un mese, questo con le munizioni che certo, no? Capito, per quello è un altro discorso, diventa un altro campionato. D'altra parte questa è una cosa che a mia memoria è la prima volta che capita, sì, da quando seguo io il calcio, sì, quindi va vissuta giorno dopo giorno cercando di trovare la soluzione meno peggio, perché parlare di soluzione migliore in questo momento penso che sia molto difficile. E che se poi serve a salvare delle vite, per carità, questo, la facciamo chiaro, tutti volentierissimo, Giorgia, questo le mani tutti. È la base da cui parte ogni nostra discussione, assolutamente, certo. si può valutare. Volevi dire qualcosa, Michele, poi chiudiamo qua l'argomento?
Sì, poi chiudiamo l'argomento, però vi voglio raccontare un aneddoto, se può essere di vostro interesse. Quindi innanzitutto stanno facendo un pasticcio generale, ma ti faccio questo esempio. Oggi è arrivata un'ordinanza dalla regione Lombardia e dalla regione Piemonte. Premesso che Fontana in Lombardia e Zaia nel Veneto avevano detto ai signori del governo di chiudere le frontiere, perché poi sapete anche il cinema, che se si arrivava dalla Cina all'Italia allora non si poteva, ma se facevi scalo in Germania, quindi Cina, Germania, Francia, Italia, si poteva. I signori del governo avevano detto a Zaia e Fontana che erano razzisti e invece si chiamava prevenzione, e adesso il problema anche economico ricade sul Veneto e sulla Lombardia, perché a Roma stavano pensando probabilmente a tutt'altro, considerato probabilmente che hanno altri interessi, e quindi adesso il problema della Lombardia e del Veneto ovviamente riparte tutto dalla improvvisazione romana. Questo è il primo tema. Il secondo tema, le ordinanze della regione Lombardia e della regione Piemonte, oggi, questa mattina alle 9, prevedevano che tutte le attività, sia nel privato che nel pubblico, non potessero essere svolte a livello sportivo. Ripeto, io te lo dico perché Moras fa l'allenatore in una squadra di Serie D, io faccio il presidente di una squadra di Serie D, quindi oggi sono dovuto stare 10 ore soltanto con gli avvocati per capire come muoverci con la squadra che non si poteva allenare. Ho alzato la mano, ho chiamato a Roma, ho chiamato in federazione, alla Lega Nazionale Dilettanti, ho chiesto scusate, io non mi posso allenare, non posso far avvicinare la squadra all'impianto sportivo. L'Inter si sta allenando, il Monza si sta allenando, l'Albino Leffe si sta allenando, il Milan si sta allenando. Volevo andare a Novarello privato, come la Juventus alla Continassa privata, stessa regione Torino, Novara stessa regione, noi no e la Juventus sì, in vista della gara di Lione. E allora cosa significa? Che ci sono uomini, esseri umani di Serie A e di Serie D, di Champions League e di Serie D. Poi nel pomeriggio è arrivata un'ulteriore ordinanza, i professionisti sì, i dilettanti no. Questa sera da 10 minuti è arrivata che domani ci possiamo allenare tutti anche in Lombardia, ma facendo la doccia ognuno a casa propria. Pensa te che improvvisazione, perché se una cosa valeva ieri non può valere stamattina diversa, e questa sera è ancora diversa. Per questo ti dico che siamo all'improvvisazione generale. Va bene, insomma, speriamo che gli scenari si chiariscano, quantomeno, sicuramente se è davvero emergenza e non entriamo nel merito, un po' le vite di tutti saranno scombussolate, no? E questo è inevitabile, che qualche disagio lo paghiamo. Speriamo, insomma, che avvenga tutto più serenamente possibile e soprattutto che si esaurisca in fretta, perché insomma speriamo che almeno questo serva ad arginare tutto, a bloccare la situazione e a farci ripartire, perché insomma, siamo così da due giorni, ma già stiamo impazzendo praticamente. Va bene, chiudiamo con qualche messaggio e poi andiamo a parlare invece di Bologna-Udinese. Allora, ancora domande su perché la partita si può giocare lunedì, abbiamo risposto prima, qualcuno la butta un po' più sull'ironia, ma se la partita si gioca a porte chiuse, molti tifosi andranno a vederla nei bar che trasmetteranno la partita, non cambia molto a mio parere. Okay. Viene lanciata anche questo tipo di provocazione. Ti leggo anche il messaggio che ci arriva da Beppi Marcon, presidente della UC, che dice: Udinese Fiorentina a porte chiuse, chi ci perde siamo chiaramente noi tifosi, soprattutto la nostra squadra, che a questo punto verrà sicuramente penalizzata dal nostro mancato sostegno. Questo è un dato di fatto, Giorgio. Questo è un dato di fatto, sì. Perché la Dacia Arena è diventato un fortino grazie anche ai tifosi che ti seguono anche quando giochiamo in trasferta, ma soprattutto in casa, e giocare la partita con la Fiorentina con e senza pubblico c'è una grossa differenza per noi. Però l'indirizzo mi sembra abbastanza delineato, visto che quello detto il presidente della regione Federica oggi pomeriggio alle 17, rifacendosi all'ordinanza l'ho emanata ieri, quindi penso che l'indirizzo sia va bene quadrato. Insomma, va bene, teniamo sott'occhio i telefonini, Jacopo, e vediamo se arriverà questa ufficialità, questa decisione. Mentre vi parliamo dovremo aspettare qualche ora. Facciamo un passo indietro adesso, andiamo a sabato, quando vivevamo in una situazione un pochino più normale, inconsapevoli di tutto quello che sarebbe poi successo. Allora, dammi la tua lettura, dammi la tua valutazione, i pensieri che hai fatto sul pareggio di sabato. Beh, sicuramente non è stata una partita, diciamo, brillante come le ultime partite che abbiamo fatto. La partita è stata gestita bene, ma non avevamo quella intensità delle ultime partite. Chiaramente poi io sono positivo di natura e vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Noi siamo qui arrabbiati, rammaricati per avere preso un pareggio all'ultimo minuto, praticamente, dove potevamo evitarlo, ma torniamo a casa con comunque con un punto da un campo difficile, quindi sembra che
all'ultimo minuto abbiamo perso, invece comunque abbiamo portato un punto, abbiamo mosso la classifica, abbiamo preso un punto dalle dirette concorrenti. E diciamo che ci sono stati degli ostacoli in questa partita dove non siamo stati così caparbi come nelle ultime partite, ma penso che gli ostacoli fanno parte di un percorso che abbiamo iniziato con il mister Gotti, un percorso di pensare più a noi stessi che alle squadre avversarie, quindi ci sta che qualche partita non si è brillantissimi. Però, come ho detto prima, abbiamo portato a casa un punto. È vero che il Bologna nel secondo tempo ha messo dentro due ragazzini, ma gli 11 iniziali era una squadra forte, non è una squadra. Sembrava che inizialmente sembravamo che giocavamo contro una primavera, invece quello che ha detto anche il mister è che gli unici in campo titolari del Bologna è una squadra che mette sotto parecchie squadre. E io quindi, come ho detto, sono positivo, vedo i ragazzi che in allenamento sono eccezionali e mi fa sperare. Mi fa sperare bene, è stato diciamo un errore, perché questi ultimamente purtroppo ogni piccolo errore lo paghiamo a caro prezzo, c'è da migliorare perché lo sappiamo tutti dove possiamo migliorare, la fase finalizzativa, dove siamo nelle ultime 4-5 partite abbiamo creato tantissimo e abbiamo raccolto veramente, veramente poco. La squadra, come ho detto, finisce la partita che hanno dato il 100%, quindi nulla da dire e niente, questa è la strada che dobbiamo percorrere secondo me, perché prima o poi ci toglieremo delle soddisfazioni. Vorrei sentire questo il tavolo del Tonight prima di andare da Michele, che cosa così vi ha lasciato più perplessi? Max, parto da te, della sfida col Bologna. No, ma lei non ha lasciato perplesso niente, sono d'accordo che non è sicuramente abbiamo visto l'ultima Udinese, come ci aveva abituato. Però secondo me, vedi, dopo critichiamo tutto il discorso della gestione della partita, i cambi sono stati sbagliati, secondo me sono gli episodi che ritorneranno a favore dell'Udinese, perché è stata tanto penalizzata sempre negli ultimi minuti, tutti dicono no, bisogna tenere, non bisogna fare questo. Gli episodi nel calcio sono una cosa fondamentale, e come ti vengono contro ti arriveranno anche a favore nei momenti che magari meno te lo aspetti, però ripeto, il mister era ospite qui l'altro giorno, abbiamo visto che persona è, ha preso delle decisioni durante una partita e non è sempre così scontato indovinare tutti i cambi, però la sua lettura in altre partite simili a questa gli hanno dato ragione. Questa tu hai preso un gol che secondo me cioè, è proprio un episodio, è un mancato gesto tecnico, tu vai a subire un gol, ma non... perché loro logicamente ti hanno portato là, ti hanno schiacciato là, ma perché avevano anche una certa forza per arrivare là. Ecco. Stiamo parlando del cambio, quello tra Lasagna e Iaialo, no? Che mi sembra che abbia suscitato così quello più discusso. Qualche perplessità. Sì, è stato molto discusso. Che ne pensate, Max e Marco? Io allargo un attimino il discorso, al di là del cambio, forse ci torneranno le altre persone sedute al tavolo. In generale... mi ero fatto nella testa l'idea di una partita differente, con il Bologna che tutto sommato non avrebbe potuto fare cambi o appunto mandare in campo qualche ragazzo, sì, interessante, ma comunque non all'altezza di Santander, Soriano, Sansone e gli altri che stavano fuori, Medel e compagnia bella. Mi aspettavo una partita diversa, con un Udinese capace di fare la voce grossa da subito, far capire cosa sarebbe potuto succedere, a fronte delle prestazioni di grande spessore contro il Brescia, veramente dove il pareggio è stato una beffa, contro il Verona, contro una squadra agguerritissima, giocata alla pari. Invece così non è stato, ti sei trovato in vantaggio capitalizzando praticamente l'unica occasione del primo tempo e nonostante questa nel secondo tempo... col passare dei minuti sei uscito dal campo, dando coraggio a una squadra che non vedeva l'ora, non le sembrava vero, perché obiettivamente il Bologna, tutto sommato, cambi non ne poteva fare e infatti ha mandato in campo due ragazzi che probabilmente non vedranno magari più il campo in questo campionato. Quindi, in generale, dal primo all'ultimo minuto è stata l'Udinese che non mi aspettavo. Marco? Beh, hanno fatto la fotografia benissimo loro, sia Giampiero guardando il bicchiere mezzo pieno, dicendo che comunque ha preso un punto in più rispetto agli avversari, ed è una grande verità, sia il discorso di Max, che io condivido, il fatto che magari abbiamo perso un'occasione.
Io credo più nella versione di Max, è vero, abbiamo preso un punto, però oggi voglio fare l'avvocato del diavolo, secondo me era l'occasione per fare i tre punti. Il Bologna è vero, Giampiero ha perfettamente ragione, negli 11 iniziali erano 11 di un certo livello perché sono tutti titolari, però poi in corso d'opera non poteva cambiare formazione, non poteva fare nessunissimo innesto, ha inserito due ragazzini, Jurava forse è quello più conosciuto. Invece l'Udinese dal mio punto di vista poteva fare molto di più. Poi a volte ci riesci, l'abbiamo fatto in tutto questo filotto di gare, compreso il secondo tempo di Parma, Milano contro il Milan, non ci siamo riusciti sabato. E questo secondo me è un rammarico. Per quanto riguarda il cambio di Iaialo con Lasagna, l'ha spiegato benissimo il mister, ora è più facile fare la formazione il lunedì rispetto al sabato quando sei in panchina ed è condivisibile il pensiero. Metto dentro un palleggiatore perché è il momento che voglio tenermi più il pallone e quindi anche questo è condivisibile e ha spiegato quel cambio. Tanti forse avrebbero inserito una seconda punta al posto di uno dei due. Sì. Però una lettura, e non posso dire che Gotti ha sbagliato, dillo adesso sarebbe troppo facile. Lui ti ha spiegato perché ha fatto quel cambio, è condivisibile. Si potevano fare altre cose, certo, però non abbiamo la controprova. Quindi sarebbe troppo facile dire oggi, facendo delle altre cose, avremmo vinto la partita. Non è giusto perché, ripeto, fare la schedina lunedì, la azzeccheremo tutti i 13 risultati, anche se a me la schedina non c'è più. Quindi. Non c'è più. Michele, vengo da te, vorrei sentire anche il tuo parere prima di andare a vedere anche qualcosa al touch, qualche spunto. Se vuoi vai al touch tranquillamente, Giorgia, perché 30 secondi me li prendo, sono sempre d'accordo con Pinzi, perché Pinzi ha sempre ragione anche nelle virgole, e Giampiero è un grande professionista, un ex grande calciatore, un grande uomo e un futuro grandissimo allenatore, però... però secondo me oggi bisogna così c'è il però, prima la carota e poi il bastone. Però non sono d'accordo quando dice un campo difficile, c'era il Bologna che non aveva 9 titolari, un Bologna che giustamente mette i ragazzini del 2002, quella partita senza se e senza ma la devi portare a casa. A me l'Udinese non è piaciuta nella gestione nel secondo tempo, non mi è piaciuto, è vero che noi lunedì siamo più bravi a parlare, per fortuna abbiamo una sedia comodissima e il mister, e gliel'ho detto la settimana scorsa, lo stimo tantissimo, è l'allenatore perfetto per Udine, però noi parliamo delle singole partite, dei singoli cambi. Io quando ho visto quella sostituzione mi sono sinceramente chiesto il perché, perché tu quella partita dovevi continuarla ad affrontare per chiuderla, dovevi giocare e come avevi giocato alla fine del primo tempo, non dovevi assolutamente abbassare il baricentro e hai dato convinzione al Bologna. Quella partita per fortuna l'abbiamo pareggiata, l'hanno pareggiata al 92esimo, dura altri 10 minuti, la perdi. E questa Udinese che ha il pallino in mano, la potevi vincere, a mio avviso l'Udinese ha sbagliato completamente il secondo tempo e a me non è piaciuta la gestione del vantaggio. Purtroppo devo dire quello che penso e oggi penso questo. Puoi rispondere? Ah, no, sicuramente è una critica giusta, ci sta, e sicuramente qui anche il mister deve migliorare, può migliorare, prenderà questa partita come con grande come spunto per il futuro. È chiaro che quel cambio ha fatto sì che la squadra si abbassasse un po' e poi abbiamo preso quel gol che sinceramente era una palla, ci è mancata un po' di malizia su quella palla dentro l'area perché potevamo essere un po' più furbi, una palla così si poteva, sicuramente questo gol si poteva evitare. Poi siamo stati anche, diciamo, tra virgolette sfortunati che Orsolini fa una rovesciata e la liscia completamente, bastava che la sfiorava, vabbè. Però no, la critica ci sta, la critica serve appunto per migliorarsi e crescere tutti insieme. Posso fare io invece una domanda all'incontrario? Sì, adesso. Ma no, non a Giampiero, la faccio anche al direttore, ma in generale un attimino a tutti. Sì. E se questo cambio qui invece non viene fatto, viene fatto all'incontrario, è il gol di Orsolini o prendiamo gol, che critica viene fatta a Gotti? La faccio a tutti, questa qua. La faccio a me, dici? Mister, la faccio un attimino a tutti. Ti ricordi a San Siro il cambio di De Maio, la stessa cosa, quello, che no, l'ha tenuto lì e poi dopo molti avrebbero voluto dire ha tenuto tre punti, ha preso gol. Sempre, questo discorso è sempre in piedi. Siamo sempre sugli episodi. Cioè, vedi, il gol di De Paul al 92esimo minuto con il Brescia è stato un bene? Oppure quel gol lì, tu perdevi la partita col Brescia, andavi con delle critiche feroci con una bella Udinese perché ha attaccato, ha giocato, dominato. Tu non subisci questo gol qua, perché fa parte sempre secondo me anche degli episodi, hai capito? E hai un punto in più. Ah,
Quindi faccio un'analisi un po' diversa, anche di episodi che si vanno sempre a toccarsi, alla fine quando vai a fare un resoconto vanno sempre a bilanciarsi. Peccato che non c'è l'allargo sull'inquadratura dello sguardo di Giorgia, come ti sta guardando, peccato voglio dire. No. Però ti dico, la preoccupazione è anche sul campo, è anche sul cambio. Se non fa quel cambio lì e la partita viene pareggiata uguale, ci sono le stesse critiche in maniera contraria. Però sai cosa, Max? Io sono d'accordo su sta roba degli episodi, no? Però poi bisogna anche passare il messaggio che gli episodi sei tu che li tiri a tuo favore, no? Brava. Cioè non diciamo sempre questo quando... Sì. Però non sembra spregiudicato, vuol dire... Gli episodi però continuano a penalizzarti. Posso darti una chiave di lettura mia personale? In questo momento qua, se c'è un reparto che funziona a mille, è il centrocampo, e parlo dei tre centrocampisti centrali, ovvero Mandragora da volante basso, Fofana da interno sinistro e De Paul da interno destro. Abbiamo finito la partita con un centrocampo completamente diverso ed è l'unico reparto secondo me che ti dà massima affidabilità. Okay, perché dietro qualcosa di fatti in avanti, ok? Sì, non avrei neanche inserito Wallace. Tu avresti messo Nestor Rossi. Assolutamente sì, ma io non avrei neanche messo Wallace. Bene quando è entrato, Jacopo, non discuto questo, sta di fatto che però ho dovuto mettere dentro Wallace e ho spostato Rolando Mandragora nel centro-sinistra. Chiaro. Allora, già sposto due giocatori su tre di quel centrocampo, poi inserisco Iaialo, è il terzo centrocampista che è De Paul, me lo porto a fare la punta. Se in questo momento qua c'è un reparto che funziona a mille, sono i tre centrali. Quindi io cambio tutto, compreso Juan Musso, ma è una battuta, tranne che i tre centrali di centrocampo. Noi invece abbiamo terminato la partita con un centrocampo praticamente completamente nuovo. Beh, anche questo, cioè, per me questa è una lettura. Poi sì, è chiaro, avrei inserito Nestorowski al posto di una punta, quello sicuramente. Ho capito più il tuo ragionamento che il suo. No, ma lo sguardo non lo diceva, sai? Non succede quasi mai successo. Ho capito più Tavian di Mora. Le ferie servono a qualcosa. Sono stato in Tibet, forse tu non lo sai. Dubai, ogni volta che ne hai bisogno, Tavian. Va bene. Giorgia, stai peggiorando. Andiamo a vedere qualcosa. Allora, sui gol, andiamo a vedere rapidamente il gol preso. Partirei per far vedere, esatto, perché Giampi faceva riferimento a quello, quindi andrei proprio sul gol di Palacio. Qui io l'ho presa leggermente alla larga rispetto al solito, perché guardate come matura l'azione. Rinvio di Musso, Okaka anticipato da Danilo. Iaialo però arriva comunque sul pallone, apre su Strüger. Guardate qui, Strüger fa la giocata a venire dentro il campo, guardate che traccia l'inserimento ha. La palla da De Paul torna a Iaialo, Iaialo non gliela dà lì, ricomincia da dietro, la palla torna a Rodrigo De Paul, Wallace nella linea di passaggio, Iaialo nello stretto sbaglia, e il Bologna può ripartire e riorganizzare un'azione offensiva. Questo secondo me, anche andando dietro un po' a quello che diceva Michele, ma che dicevate anche voi lì al tavolo, di questa non rinuncia ma comunque quasi timore nel voler andare a prendersi con forza la partita e crearsi almeno il presupposto per chiuderla, perché poi da qui scaturisce l'azione, c'è quello che succede, c'è questa rovesciata ciccata da Orsolini, c'è l'errore di Ekong, qui dal replay poi emerge ancora di più, e paradossalmente prendi gol perché hai potenzialmente rinunciato ad offendere con Strüger che ha lanciato in porta, e c'era la linea di passaggio. Beh, lì, secondo me diverse di situazioni come quelle lì, purtroppo, in sì, cui hai un po', sì. No, ci abbiamo visto un po' di incertezza lì nella fase di costruzione, un po' di poca precisione, di poche idee, cosa che non avevamo visto prima, perché no, la squadra aveva creato nelle ultime partite diverse occasioni. Certo. Invece poi sabato ha fatto veramente tanta fatica. Sei d'accordo? Sì, no, ho detto prima, è stata meno intensità sicuramente. È stata una partita da 0-0. Poi siamo stati bravi perché un calcio piazzato, siamo andati in vantaggio, che anche quello è bravura. E potevamo gestire meglio sicuramente la situazione finale lì con dell'ultima azione, ma anche se poi alla fine è un errore di mezzo metro, può capitare di fare un passaggio sbagliato di mezzo metro, succede. Certo, quello. L'ho detto io prima, malizia in aria, che in Italia un difensore se buttava per terra, una rovesciata, l'arbitro sicuramente fischiava gioco pericoloso, quella è una stupidaggine. Proprio, forse quello un po' di malizia a noi ci manca, siamo tutti troppo bravi ragazzi. Ci sono due errori, chiave. Giorgia. Uno, secondo perché me, poi gli episodi li giri anche con la malizia spesso, hai tu. Sì, no? Però a tuo favore. Intanto c'è un errore che noi lo rivediamo da più di qualche partita, ed è quello di Ekong, e lo analizziamo, penso, secondo me, dal mio punto di vista, per ultimo. C'è l'errore, secondo me, fondamentale di Ziegler.
Tomiyasu non può giocare solo al limite dell'area di rigore e Ziegler si fa trarre dal pallone e lascia il giocatore da solo sull'esterno. Questo è il primo errore tattico grandissimo, perché non è la prima volta che noi lasciamo un esterno solo. Tomiyasu poi mette un pallone che arriva uno all'ora in area. A difesa schierata. A difesa schierata, ho fatto una battuta fuori onda a Jacopo, si gioca il pallone di testa non perché è più facile, ma perché prima arriva sulla testa, come Giorgia giustamente mi ha detto, poi sul petto, coscia e piede. Quindi se tu vai a anticipare quel pallone di testa e Kong si prende forse una pallonata o un calcione nel petto, probabilmente l'arbitro di turno ti fischia fallo, altrimenti tu anticipi il giocatore. Certo. Invece lui ha abbassato la testa, se vedete proprio, anche questo è un errore. Sono due orrori, sì, orrori. Uno di tattico e uno tecnico individuale. Poi è chiaro, ne commettiamo una partita e lo paghiamo a carissimo prezzo. Attenzione, il ministro Spadafora, esatto. Okay alle partite a porte chiuse. Andiamo a leggere la news. Allora, praticamente facendo seguito a quello che aveva detto anche nel pomeriggio, è arrivato l'approvazione a parte del Consiglio dei Ministri sul testo preparato del decreto del Presidente Conte. Quindi questa è la breve che lancia Gazzetta dello Sport sulla home page, la dà come breaking news con il testo in aggiornamento. Ma ci prendiamo la dichiarazione, il virgolettato del ministro, esatto, che esatto. Conferma l'ok alle partite a porte chiuse nelle regioni interessate da casi di coronavirus. Okay. Quindi poi arriveranno sicuramente degli aggiornamenti, così dei dettagli in più che andremo a darvi non appena arrivano. Questa però è la notizia, ve l'abbiamo data davvero appena uscita. Andiamo a vedere un altro spunto che riguarda Sema, anche perché poi dobbiamo aggiornarvi su quelle che sono un po' le condizioni di Sema. Allora, praticamente questa è un'azione del primo tempo, sono due situazioni del primo tempo che dimostrano come comunque Ken Sema fosse tra i migliori in campo al momento in cui è uscito, ti dava quella valvola di sfogo, la manovra offensiva importante. Qui salta netto via, mamma, tutto un altro andava. Passo rispetto a Nico Dominguez, quindi va via rapido, mette anche un cross interessante, un po' troppo forse sul portiere, però questa è la prima situazione di Ken Sema. Ti faccio vedere anche la seconda, Giorgia, perché questa è quella più debordante, quella più esemplificativa. C'è un calcio piazzato, battuto da De Paul, sventaglia a sinistra, stop di petto, a seguire via. Tomiyasu prima lo rimonta e gli chiude la strada, lui finta di andare verso l'interno del campo, va sull'esterno, sgasa via, poi lì semmai la palla è anche giusta quella che mette Sema, manca un movimento di attaccanti, la palla è perfetta. Palla è perfetta. Poi lo vedete anche voi, piccolo inciso, sta bene, rassicuriamo, sta bene Sema. Dove può arrivare la palla lì? Per forza sul dischetto torna indietro, la palla, tutti e due gli attaccanti fanno lo stesso movimento. Molto contento che stia bene, perché ovviamente l'allenatore dice sempre che tutti i giocatori sono uguali, ma ce ne sono alcuni che sono più uguali degli altri. e obiettivamente Sema è un giocatore difficilmente sostituibile. Eh sì, ha fatto... Insomma, se ne è sentita la mancanza. Dai. Quando si è fatto male la prima volta, sì, comunque ha fatto risonanza magnetica, l'esito è negativo, è semplicemente una distorsione al ginocchio. Non è proprio utopistico vederlo in campo alla prossima. Ok, difficile, siamo... ma non impossibile. Difficile, si parlava esatto. Di... Molto difficile. Sì, ma... è molto difficile. Fuori, però insomma, voglio dire, anche se saltasse la Fiorentina, ma fosse disponibile esatto. dalla partita di Torino, insomma, a Torino non sarebbe male. Non sarebbe assolutamente male. È un giocatore, tra virgolette, fondamentale, nessuno è fondamentale. Lo sappiamo nelle squadre, ma in questo momento è un pochino più fondamentale di altri, Sema, proprio per questi scatti che riesce a dare alla partita? Beh, Sema è sicuramente un giocatore per noi importantissimo, perché ha uno spunto, l'uno contro uno, è uno che cerca sempre l'uno contro uno, si vede che è abituato in Premier a giocare sia in fase difensiva che offensiva, a sfidare il diretto avversario. È un giocatore che ci dà tanto quando attacchiamo, perché dà sempre un senso di pericolo, salta l'uomo facilmente, e poi è un giocatore che si sta impegnando moltissimo in fase difensiva, sta facendo un ruolo dall'inizio del campionato che dove probabilmente non aveva mai fatto, di andare a difendere in area propria, si sta sacrificando moltissimo e poi riesce a essere molto pericoloso quando riusciamo a portare sulla squadra e dargli la palla lì per l'uno contro uno come in questa occasione. Michele, veniamo da te per l'ultimo intervento, poi ti lasciamo andare a lavorare. Hai sentito tra l'altro l'ultima ora con insomma, quello che ha detto il ministro, quindi si va verso diverse partite a porte chiuse, tra cui i big match, quindi questo succederà. E ti chiedo anche
Se ti aspetti qualcosa di diverso dall'Udinese, Luca Gotti lunedì scorso ha detto: io continuo con questi uomini, tra poco vedremo anche dei numeri relativi agli attaccanti impiegati, continuo con questi uomini perché non voglio toccare le sicurezze, cioè voglio che la squadra si aggrappi a delle certezze e faccia le cose sempre meglio. Però tu a questo punto, dopo 3 sconfitte e 3 pareggi, prima c'erano state 3 vittorie, la legge del 3, volei così, lo dico così en passant, ti aspetteresti, cioè cambieresti qualcosa, ti aspetteresti che l'allenatore possa provare a fare qualcosa, a inventarsi qualcosa? Allora, innanzitutto mi fai paura perché non ci siamo scritti, non ci siamo sentiti, ma il mio ultimo intervento era questo con domanda finale a Giampiero Pinzi. Faccio però primo passaggio perché mi hai fatto una domanda sul ministro dello sport. Tra l'altro abbiamo un ministro dello sport che ha a che fare con lo sport come io ho a che fare praticamente con l'amministrazione pubblica. Quindi vorrei capire il nostro ministro dello sport che competenza abbia per fare il ministro dello sport. Ma questa non è la sede per esprimere le mie opinioni. Però sinceramente le porte chiuse sono un fallimento totale per il calcio, per Juve e Inter. E poi mi dovete spiegare che ovviamente per l'Udinese è un grandissimo danno economico, ma anche di risultato, perché Udinese-Fiorentina a porte chiuse con la Dacia Arena, che è un valore aggiunto per l'Udinese, sicuramente cambia tutto. L'ha detto Giampiero Pinzi, lo ribadisco io, è come andare in discoteca e non trovare la musica. Questo è il calcio a porte chiuse, un fallimento totale per il ministro, per la federazione, per la Lega, per la sanità, per il governo. Ma andiamo avanti, rispondo alla tua domanda. È da dicembre che sono un fautore del cambio modulo dal 3-5-2 al 4-3-3, perché a mio avviso questa squadra ha delle caratteristiche importanti per giocare con Yaya Yayalo, Mandragora, con diciamo due mezzali, con Yayalo play per portare avanti De Paul. Ma voglio fare la domanda a Giampiero Pinzi: chi potrebbe essere un eventuale cambio modulo e passare al 4-3-3 con Okaka o Lasagna, unico terminale offensivo, esterno alto De Paul avvicinandolo alla porta? Chi potrebbe essere invece l'altro esterno alto? Avevo ipotizzato due situazioni, ma non sono convinto, quindi lo vorrei chiedere a Pinzi. Perché quando c'era la settimana scorsa Luca Gotti, gli ho fatto questa domanda ed è da dicembre che io sono un fan di un eventuale cambio modulo, anche in corsa, anche dall'inizio, ma mi piacerebbe vedere l'Udinese con il 4-3-3 per dare più diciamo spinta alla fase offensiva, mister. Ma no, penso ci sono varie opzioni. A sinistra può giocare Kevin, può giocare appunto Ken Sema, che come abbiamo visto nell'uno contro uno è formidabile, forse quello è il suo ruolo vero. Può giocare Rodrigo, ci sono varie opzioni. Penso che comunque che Sema in quel ruolo sia potrebbe essere devastante. Più da alto secondo te che non da linea da 4 dietro? Secondo me è più Nestorowski, Lasagna o Kaká a riferimento, cioè con tutti e tre i terminali offensivi, con il centrocampo, quello che c'è adesso dell'Udinese che piace molto, con De Paul, Mezzala, e Mandragora, Fofana, però con Sema che faccia parte della linea dei quattro. Poi meglio di te, no. Bisogna dato, finalmente no. Qualcuno che ti ridimensiona. Bisogna l'importante è trovare sempre gli equilibri giusti, quello sì. È fondamentale ed è la cosa più difficile. Poi secondo me può giocare uno più offensivo, uno difensivo, è importante. Come io faccio l'esempio della Lazio, che quest'anno è formidabile perché ha trovato gli equilibri giusti. La Lazio l'anno scorso con gli stessi giocatori ha fatto un campionato, diciamo, tra virgolette, fallimentare. L'importante è quello, trovare gli equilibri. Col 3-5-2 venivamo da un percorso molto interessante, con 3 vittorie di seguito, quindi andare a toccare il modulo in quel momento era un po' fuori luogo. Poi sì, chiaro il mister... Che difatti l'ha detto anche il mister l'altro giorno, ha detto non voglio toccare, mi piacerebbe tanto arrivare lì, non lo voglio toccare perché so che stiamo lavorando tanto, è come cancellare un lavoro che abbiamo iniziato tempo fa. Appunto. Va bene, ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, salutiamo Michele, ci vediamo lunedì prossimo, ciao Michele, grazie, buon lavoro. Ci vediamo lunedì, un abbraccio, se sabato... No, non mi fanno entrare, arrivo dalla Lombardia, chiedo scusa. Ciao! Stai pure in Lombardia, Michele, ti vogliamo bene lo stesso, anzi di più. Ciao Michele, ciao. Va bene, ci fermiamo, andiamo pubblicità, poi vi scateniamo con le domande per Giampiero, anche da casa, tra pochissimo.
Eccoci qua, bentornati al Tonight. Insomma, vi abbiamo raccontato pochi minuti fa dell'indiscrezione pubblicata da Gazzetta, secondo cui Spadafora, il ministro, avrebbe dato l'ok alle partite a porte chiuse. Adesso stiamo cercando di approfondire la cosa, ma la direzione è questa. Ora Fedriga, il presidente della nostra regione, dovrà in qualche modo cambiare la sua ordinanza e vediamo insomma che cosa succederà. Probabilmente bisogna leggere il testo del decreto, perché se fosse confermato quello che ha detto oggi pomeriggio Spadafora, delle 6 regioni che hanno i casi non sarebbe tra queste il Friuli, quindi bisogna capire anche il testo del decreto. Bisogna un attimo capire, andare in profondità. Al momento abbiamo solo questa, diciamo, breaking news, come la chiama la Gazzetta. Alterniamo le notizie che ci arrivano a ovviamente le discussioni di calcio. C'è un nome che arriva da casa e che si fa con insistenza, Jacopo. Ce lo chiede Max. Perché Nestor Roschi non viene mai impiegato? Prima grandi complimenti, poi è uscito dalle scelte tecniche, anzi è sparito dalle scelte tecniche. Beh, lo ha spiegato anche il mister, penso, no? Comunque gli attaccanti, anche se non avevano segnato, non dico cavolate, hanno fatto un grandissimo lavoro. Ha dato fiducia all'ultima partita di Okaka e Lasagna, ma tenendo in grandissima considerazione Nestor Roschi. Poi il mister, come sempre, in base anche alle caratteristiche della partita, decide su chi puntare dall'inizio. È stato un po' penalizzato sicuramente Nestor Roschi come Teodosic, però il mister, penso che, come ha sempre dimostrato, ha sempre preso in considerazione tutti. Ricordiamoci la prima partita contro il Genoa, che ha rispolverato Neudink, che era messo quasi ai margini. Teodosic, che è entrato, è stato determinante nell'ultimo gol. Lo stesso Nestor Roschi è partito titolare, quindi è un momento che purtroppo per le scelte è stato un po' messo da parte, ma come ho detto, Luca Gotti tiene in grandissima considerazione tutti, perché sa che la forza di questa Udinese, la forza di questa squadra è il gruppo, quindi ci tiene particolarmente a tenere tutti sulla corda e a motivare tutti e farli sentire importanti. Andiamo a rivedere la grafica che stava passando proprio sugli attaccanti, perché ovviamente il più penalizzato è Teodosic, come potete vedere dal minutaggio. Nestor Roschi in realtà da titolare ha fatto 5 partite nell'era, stiamo parlando Gotti, quindi stiamo parlando di 15 partite, 5 volte Nestor Roschi è partito da titolare. Ora, vi aspettavate di più da questo giocatore, nel senso che ovviamente se non gioca probabilmente non fa vedere di poter giocare, no? Credo, nel senso gli altri due si fanno preferire, ecco, sì. Questo è il concetto, mi sembra chiaro, no? Un allenatore sceglie quelli che penso siano migliori. Penso che vengano scelti gli altri due perché sono più complementari, più funzionali l'uno all'altro, Okaka a Lasagna soprattutto, per questa ragione. Nel modo di giocare, nel modo di creare occasioni, per esempio una per tutte la traversa di Lasagna a Brescia con Okaka che esce e apre il varco per Lasagna, conclusione molto sfortunata, traversa piena, va tutto bene il nostro capitano, questo credo. Ciò nonostante è vero su Nestor Roschi che c'è un gol in campionato, però gli hanno annullati 2-3, voglio dire, quindi sì, è anche sfortunato da questo punto di vista. Su questo giocatore si appuntavano molte, molte aspettative e personalmente spero di vederlo in campo. Cioè, perché anche quello che era il bagaglio di gol che aveva, no? Ma ci mancherebbe altro. Questo è uno che segna, quindi ha dato in doppia cifra negli ultimi 6 anni. L'hai detto tu, Giorgio, è vero, è così, è proprio così. Max? Ma personalmente la coppia che si sposa meglio adesso è quella titolare, Lasagna Okaka, per uno per riferimento, l'altro per la profondità che riesce a dare alla squadra. Non è magari adesso molto fortunato quando arriva la conclusione finale, però la fortuna gli ritornerà tranquillamente anche a Kevin e tornerà a far gol e tornerà a far gioire tutti i suoi tifosi. Nestor Roschi è il giocatore che ti serve durante la partita nel momento come siamo messi adesso e andrà sicuramente a rinforzare anche lui l'attacco, però durante una partita, però perché l'ha spiegato anche il mister, queste sono delle gerarchie che le stanno portando avanti come coppie. Marco, ti vedo perplesso, sei d'accordo? No, sono d'accordo con tutti, giustamente la coppia migliore con me. Nessuno. Incredibile. No, sono d'accordo con tutti, loro. Tranne che con me. Però da Nestor Roschi lo vorrei vedere molto di più. Perché ad esempio, al di là delle scelte parliamo anche di quanto ha dato il giocatore, no? Cioè, ad esempio sabato, e non voglio far retorica, lo dissi anche prima della partita, no?
Io avrei fatto delle altre scelte, perché un cambio può essere anche tattico, no? Cioè io posso anche preparare la partita tenendomi fuori un titolare, perché nel secondo tempo, secondo me, potrebbe darmi qualcosa di più. Mm. Una punta poi ha bisogno anche di un po' di fiducia, no? Cioè lui se entra gli ultimi 7-8 minuti, se tu ti ricordi, ha avuto un'occasione grandissima contro il Milan, ha avuto un'occasione anche a Parma, dove tra l'altro in 8 minuti è riuscito a sbagliare tra virgolette due gol, ma in 8 minuti è davvero poco, no? La punta entra sempre con questa smania di dimostrare di essere un titolare. Secondo me bisogna giocare un qualcosa di più. Ad esempio, io domenica, sabato a Bologna, l'ho detto anche prima della puntata, mi aspettavo Nestorowski dall'inizio vicino a Stefano Caca, anche perché Lasagna diventava un'arma tattica. Cioè nel secondo tempo, con i centrali del Bologna più stanchi, poi li conosciamo, uno è Danilo e l'altro è Bani, giocatori anche piuttosto lenti, con un giocatore velocissimo e rapido come Kevin, poteva diventare veramente un'arma tattica. Quindi non è solo una scelta tecnica, perché ci possono essere tecniche, ci possono essere delle scelte tattiche. Quando tu hai 3-4 giocatori che sono anche diversi come caratteristiche, secondo me dovresti avere anche la fortuna di poter trovare la soluzione per tutti. È chiaro che Nestorowski ha fatto 4 gol, perché per me ne ha fatti 4, 3 in fuorigioco di 1,5 mm, quindi un giocatore che per minuti che ha giocato gol realizzati è una media altissima. Ricordiamoci che poi le punte sono i giocatori che ruotano maggiormente, proprio perché magari in corso d'opera vuoi cambiare qualcosa. Mi aspettavo di vederlo un po' di più, mi aspetto di vederlo un po' di più in campo. Come ti trovi con Gotti? Poi andiamo alle news che arrivano a livello di prossimo turno. Beh, l'avete anche conosciuto qui in studio, è una persona molto intelligente, molto simpatica, un po' pittoresca, no? Sì. Enigmatica a volte, però sì, è vero, no. È vero. Però è una persona estremamente leale e diretta, quindi sai, mi trovo molto bene. Ti sta dando un sacco di spazio, tra l'altro, vero? Sì, forse non lo meritavo. No, 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 non mi sembra. Mi coinvolge molto, anche prima con Tudor, che vanno i miei più grandi ringraziamenti, perché mi ha accolto, praticamente ero, anche adesso sono acerbo, però ero proprio alle prime armi, mi ha accolto nel suo staff e mi ha accolto alla grande. E con Luca sto avendo un po' più spazio e sono contento, sto cercando di imparare il più possibile da lui, dalla sua esperienza, e parliamo molto e vediamo che succede. Che cosa fai nel dettaglio durante l'allenamento? Raccontaci un po' quali sono un pochino le tue mansioni. Ma no, durante l'allenamento, chiaro, c'è sta qualche esercizio che dirigo io, dirige Luis Boniglia, i suoi collaboratori, se no si sta là e si aiuta in qualsiasi modo, anche andare a cogliere il pallone con grande umiltà. Cioè, io devo solo, devo essere una spugna che devo imparare più possibile. Poi c'è stato tutto il lavoro in ufficio, lì analizzare le squadre avversarie, analizzare i calci piazzati, un po' più palloso, però. Perché sul computer riesco ad andare fresco, andare in campo. Lavoro in campo, sì, allora, sì. Puoi sfogare un po'. Poi cerco di avere dei rapporti più corretti e leali con tutti, se c'è da dare una mano con i ragazzi, chi ha un problema, chi vuole sfogarsi, quello penso che devo farlo, perché mi piace, perché è una mia caratteristica anche da quando ero giocatore. Quindi avere questo, parlare con te, raccontarti sì, un po' le loro rabbie, diciamo così. Ah no, anche cose positive, cose belle, non solo cose negative, sennò. Okay. E beh, ma sai, di solito dicono sempre che con lo staff uno si va a sfogare quando è arrabbiato, no? Sì, ma quello che facevo anch'io quando quello ero arrabbiato. Quello che facevi anche tu, esatto. Prendevo il secondo, il terzo, il quarto. E lo catechizzavi. Vabbè, no, ci sta, vuole, questo è il vostro ruolo, sì, no? Sì, ci vuole un po'. Sì, sì, no, ma è anche bello. Mi piace aiutare chi è arrabbiato, chi è in difficoltà, chi ha un problema anche extra calcistico. Perché dai, io mi sono messo al servizio della squadra con grande umiltà e perché mi piace, non perché me l'hanno imposto, perché mi diverto e sono contento. Senti, quanto ha influito sul tuo pupillo Mandragora? Un po', il tuo pupillo, no? Si può dire? No, dopo ci rimangono male gli altri. No, no, vabbè. Diciamo noi. No, perché ho visto lui un ragazzo che ha una grandissima voglia di emergere, proprio è una forza incredibile, e che a volte si incaponisce nei suoi errori, nelle sue difficoltà. E con l'ultimo periodo, devo dire, è migliorato tantissimo, vedo molto più sciolto e crede molto in più in se stesso.
sta facendo molto bene anche in quest'altro ruolo di play, dato che lui con quella corsa che ha può fare tutti i ruoli del centrocampo, anche se penso che il suo sia quello. C'è stato un giorno in cui Mister Gotti era influenzato? Sì, oddio. Che ti sei un po' sentito, no? Come ti sei sentito così a gestire la situazione? È un po' il capo del campo, ci raccontano. No, sono stati molto bravi i ragazzi che hanno... Sai, quando manca il mister non è mai facile, sta sempre quello che un po' si butta in angolino e cerca di gestirsi. Invece è una cosa incredibile, andavano tutti a 200 all'ora e... Forse l'hanno fatto un po' per rispetto, sai che alcuni mi chiamano leggenda, per prendermi in giro, leggenda. Insomma, ci sta. No, ma in modo molto scherzoso, avevo loro un ottimo rapporto e io li stimo veramente. Forse perché sanno, perché se puoi... No, è molto comprensibile. Se ti metti in campo così puoi pure non ti dico, essere aggressivo. Ti metti ogni tanto, quando ti metti in campo ogni tanto, sì. No, sono stati... sì, sì. Però veramente è stata una soddisfazione incredibile, uno andava a 200 all'ora, quindi quando è tornato Gotti gli ho raccontato subito, perché i dati GPS erano tutti alti, quindi no, sono stati bravi i ragazzi che hanno capito che mancava il mister, sono dei professionisti esemplari tutti i giorni, questo niente da dire, anzi, in quell'occasione di più. Bello, dai, bello. Poi vi lascio alle domande. Andiamo un attimo a fare l'aggiornamento col punto della situazione coronavirus. Allora, vai. Perché ha parlato all'uscita del Consiglio dei Ministri Spadafora, sì, al TG2 e ha detto: da parte del governo c'è disponibilità a far disputare le partite nelle aree, nelle regioni interessate da casi di coronavirus al Monday Night, più anche il Friuli che non ha casi ma c'è stata un'apposita ordinanza. Dunque le gare in oggetto che si potrebbero disputare a porte chiuse sono Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia-Juventus-Inter e probabilmente anche Sampdoria-Verona lunedì se venisse prorogata l'ordinanza della Regione Liguria. C'è un problema, che le parole di Spadafora, cito testualmente, virgolettato, sono: da parte nostra come governo abbiamo dato la disponibilità affinché vengano disputate le partite. Ciò vuol dire che aspettiamo la carta canta e il decreto, fanno testo come atti ufficiali le ordinanze dei rispettivi presidenti delle regioni. Il governo parla di disponibilità. Quindi la palla ripassa a Fedriga? Cito testualmente, noi abbiamo dato la disponibilità a far disputare le partite a porte chiuse in queste regioni. Ti faccio una domanda che potrebbe farti uno da casa. Quindi, allo stato attuale delle cose non si gioca, corretto? La palla ripassa ai presidenti delle regioni. Se non viene cambiato niente... Beh, allora, Fedriga ha fatto... Cioè, ti leggo anche l'ANSA di Fedriga, sì, che alle 17 ha detto... Parla per noi, tra virgolette, c'è un'ordinanza e non è ieri. Io non voglio fare l'avvocato del diavolo, cerco di chiarificare. Sì, stiamo cercando di capirlo anche noi, però Spadafora ha parlato testualmente di disponibilità del governo. Sì, se solo disponibilità giocare, e non è un imprimatur. Non è un atto ufficiale. Citando anche Friuli. Citando il Friuli, dicendo che non ha casi. Però disponibilità. È disponibilità, quindi la palla ripassa. Facendo fede a queste parole, date questa intervista. Se abbiamo interpretato bene, quello volevo dire. Certo, esatto, certo. Eccola qua, la regia ci fa vedere anche il virgolettato, e il microfono del TG2 ha detto: sono già in vigore provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica. Lombardia, Veneto e Piemonte, ora allargato anche a Friuli, Emilia Romagna e Liguria. In queste regioni resta il divieto, ma per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgere. Quindi la palla è della regione, è chiaro. Ma se le due società, dicono no, a me non interessa di giocare a porte chiuse. C'è ordine pubblico, c'è un decreto controfirmato per il Supremo Interesse Nazionale dal Ministro della Salute, perché è un caso di epidemia, sì, quindi sì, non c'entra nulla. Non c'è margine. No, ma la voglio posticipare. Non c'è margine. Lui, fra Udinese e Fiorentina non c'è margine. Scusami, però tu non puoi metterti d'accordo con la Fiorentina e dire andiamo a giocare lunedì, troviamo il cavillo perché l'ordinanza è fino a domenica. No. Come fai? Cioè, tu vai contro un'istituzione, potrebbe anche essere prorogata, quindi... Ora è fino a domenica, poi non lo sappiamo. Ora è fino a domenica, che succede? Lo vediamo. Tra l'altro, Spadafora poi ha detto che per questa settimana, poi vediamo, potrebbe essere necessario giocare partite a porte chiuse per più turni di campionato, eh? Questo poi è da vedere col passare dei giorni. Io credo che questa sarà la soluzione ultimale. Perché non si gioca a porte chiuse, perché altrimenti rischi veramente. Ma attenzione, si giocherà a porte chiuse, non solo questo turno di campionato. Per quello non verranno rinviate le gare, altrimenti poi diventa veramente. Cioè, ci troveremo qua al 20 di luglio a recupero delle partite. Io temo solo che poi anche questo, se veramente poi venisse confermato questo concetto di disponibilità, parole del ministro,
rischi di andare a creare confusione e differenze da regione a regione? Io questo in questo momento è la cosa però, che mi perprime. Parla di decreto, bisogna leggere il decreto. Esatto, perché lui dice testualmente disponibilità. C'è, scritto, c'è questa cosa che dice anche il Friuli, che in quel momento per fortuna focolai non ce n'è, Emilia Romagna, però, Liguria, quindi anche quelle regioni in cui non sono... Però è stata fatta un'ordinanza recepita, firmata dal ministro. È un bespaglio, devo dire la verità. Cioè, comunque la giri, sinceramente penso che nei prossimi giorni bisogna fare chiarezza. Diciamo per assurdo, se per esempio è presente non solo la nostra regione, ma anche quello della Liguria per la proroga dell'ordinanza, visto che San Paderone è programmata lunedì, ti dice io prorogo, per me non si può giocare, e non giochi? Esatto. Questo è il quid che mi resta così, guarda, credi, sospeso. Per fortuna è la prima volta che, fortuna tra virgolette, non era mai successo nella storia del calcio una cosa del genere, quindi va gestita. È un ginepraio. Come a poker, io c'ho un full in mano. Va gestita secondo me giorno per giorno, perché avete visto i dilettanti non si potevano allenare, invece no, fino a stamattina non si potevano allenare, no? Nel pomeriggio si allenano ma senza la doccia, magari martedì con la doccia ma senza il tè, perché potrebbe succedere anche questo. Hai fatto bene a puntualizzare i dilettanti, perché i dilettanti, professionisti che sono lavorati è un altro segmento. Capiamo anche che insomma fermare tutto non è poi così semplice, no? Quindi, fermare una nave non va fermi in un metro. È chiaro che tutti avremo dei disagi in qualsiasi, nella nostra vita, come abbiamo in questi giorni, nel calcio, eccetera. Poi, insomma, di fronte all'interesse, chiaramente, l'interesse più grande... E andiamo avanti. Non possiamo fermare. Questo è il male minore, Max. Esatto. Giocare a porte chiuse è il male minore. Giochiamo a porte chiuse in contemporaneità, per evitiamo di ulteriori, chiaramente se i motivi di ordine pubblico e soprattutto di sicurezza nazionale e salute pubblica sono temperati, ok, a patto di questo si può giocare. Anche perché sennò poi dopo veramente diventa ma soprattutto partita, se comincia a doverne se devi fare due turni sono troppe, poi diventa se diventa, facciamo 2-3 a porte chiuse difficile. O 2-3 bastano rinviate. Due giornate a porte chiuse, non abbiamo, cioè, l'Inter la prima data utile se dovesse andare avanti nelle coppe è il 20 di maggio, il 26 è l'ultima giornata di campionato, quando recuperi Juventus-Inter il 20 di maggio? Esatto. Cioè è il 20 di maggio, come saranno le due formazioni? Tra squalificati, infortunati, cioè è un'altra epoca, è un altro campionato in cui è tutto aperto, sopra, sotto, certo, lotta salvezza, lotta scudetto. Il male minore secondo me è quello di giocare a porte chiuse, è il male minore, non è la soluzione migliore, è il male minore cioè, non c'è niente da fare. Allora, dovremmo avere, prima di chiudere, anche un... A breve avremo un intervento telefonico del presidente comitato regionale FIGC Hermes Canciani, che vuole fare una precisazione soprattutto per quanto riguarda i dilettanti, però ovviamente lui ha il termometro anche a livello istituzionale su tutta la situazione. Ecco, così magari riusciremo ad essere un pochino più chiari prima di chiudere, perché lo capite, la situazione è in continua evoluzione, quindi è difficile anche per noi arrivare al dunque così in diretta. Tu comunque allenatore lo sei, no? Com'è andata? Patentino preso? Bene. Preso il patentino, un ottimo voto, mi hanno fatto anche i complimenti. Quanto hai preso? Ah, non mi ricordo, però... ma così non vale! No, mi hanno fatto i complimenti, docenti. No. Vuoi dire anche chi è stato il primo? Tu sai chi è stato il primo? Canciani. Allora ridirò quello che ho detto. Ho fatto un pessimo esame. No, sono stati bravissimi, dai. No, come so, abbiamo divertito. Delle foto, tra l'altro, che documentano le tue allegre partecipazioni ai corsi d'allenatore. Fritellina, vedi? Fritellina. Perché Fritellina? Perché mi ha visto una volta lì alle giostre, lì a Piazza Primo Maggio, mi ha chiamato Fritellina, allora da lì in poi siamo chiamati Fritellina. Spartaco in mezzo. Bello. Spartaco perché ogni lezione mi faceva vedere dei video di Spartaco. E da lì un po' è diventato Spartaco, però ora siamo divertiti, dai. Vi siete divertiti, va bene, un'allegra compagnia, complimenti a tutti, ecco qui che studi. Qui c'è un Dylan Dog sotto, poi facevo finta. Ma chi mi ha fatto? Questo è Canciani, mi ha fatto. Se spoileriamo che... Domani so affari sua. Va bene, abbiamo visto anche in versione seria. Allora, torniamo seri noi. Allora, abbiamo al telefono Hermes Canciani, presidente del comitato regionale della FIGC, che magari ci può spiegare meglio cosa sta succedendo. Hermes, buonasera. Buonasera Giorgio, buonasera a tutti i tuoi ospiti. Ciao Hermes. Ciao Hermes. Allora, da dove vogliamo partire, Hermes? Da questa cosa delle porte chiuse? Come ti avevo accennato oggi pomeriggio, c'era questo indirizzo richiesto dal Consiglio federale oggi di far giocare tutte le partite di Serie A
nei territori dove appunto c'è l'ordinanza di chiusura degli stadi a porte chiuse. C'era stato inizialmente solo la partita di Coppa UEFA dell'Inter e successivamente invece poi si è allargata a tutte le altre manifestazioni. Nel pomeriggio poi è venuta la conferma che il ministro ha avuto l'ok dal presidente Conte, quindi ha scritto il provvedimento e stasera appunto è uscito. Mentre per quanto riguarda il ragionamento dei dilettanti, l'ordinanza regionale del Friuli Venezia Giulia non è ancora stata integrata, come nella regione Veneto, da una modifica che prevede praticamente l'esclusione degli allenamenti dal provvedimento stesso. Probabilmente Marco prima faceva riferimento alla regione Veneto, che invece oggi pomeriggio ha effettuato questa precisazione. C'è molta confusione sulla questione, in quanto le tre regioni che hanno la stessa ordinanza, proprio uguale, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, hanno tre atteggiamenti di tipo diverso. In Lombardia ci si può allenare, ma non si possono utilizzare gli spogliatoi. In Veneto c'è l'apertura, da noi invece rimane a chiusura, perché chiaramente l'ordinanza è regionale e quindi il sottoscritto andrà a modificare quello che abbiamo deciso non appena la regione Friuli Venezia Giulia disporrà appunto di questa modifica. Beh, che è un bel caos, scusate. È un ginepraio pazzesco. È un bel caos. Ma scusa, quindi siccome abbiamo letto diverse cose anche tra le dichiarazioni di Spadafora che dice disponibilità a svolgere le partite a porte chiuse, tornando alla Serie A, quello che ha deciso Spadafora vale anche per Udinese Fiorentina o a questo punto Fedriga deve rivedere la sua ordinanza per far giocare la partita a porte chiuse? No, perché Spadafora logicamente è il ministro rispetto al presidente della regione, quindi ha competenza superiore. La confusione, Giorgia, nasce proprio da questo, che qui ci hanno messo le mani tutte, ma in realtà è l'organo preposto, in questo caso è il ministero, in realtà la presidenza del Consiglio dei Ministri, che con il Ministero della Salute ha emesso le ordinanze. A questo punto Spadafora è il ministro dello sport, ha concordato con il presidente del Consiglio che le partite di Serie A che si devono giocare nei territori dove ci sono queste ordinanze, queste restrizioni, devono essere giocate a porte chiuse. Quindi praticamente il provvedimento del Ministero va oltre quello del Presidente della Regione. Okay, quindi il Ministro ha deciso e tutte le partite, compresa nelle aree interessate, compresa Udinese e Fiorentina, si giocheranno a porte chiuse. Qui siamo arrivati non a un punto... Non mi spiego il cenno alla disponibilità. Che la disponibilità uno si rende disponibile, non equivoco. È che autorizza. Fatto per rendere cortese la gestione delle cose. Ok, invece per modificare la situazione dei dilettanti non c'è nulla da fare, non vi potete allenare, stop. No, in questo momento non si possono allenare. Io mi auguro che domani la Regione Friuli Venezia Giulia prenda in considerazione quello che è successo nelle altre regioni e ci sia questo provvedimento, se vogliamo dire, meno restrittivo rispetto all'originario. Deve prendere l'ordinanza e cambiarla in sostanza, giusto? Bisogna modificare, anzi non è che bisogna modificare, bisogna andare ad allargare un attimo l'interpretazione del termine iniziativa, che potrebbe essere inteso come allenamento. Oggi c'è stato un qui pro quo con il Comune di Trieste che, a seguito di una riunione avvenuta a Udine, ha ritenuto attraverso un suo assessore di scrivere che gli impianti del Comune di Trieste sono liberi e si possono fare gli allenamenti, però questo logicamente costa clamorosamente col fatto che l'ordinanza è regionale e certamente non può essere superata da quello che è un provvedimento del Comune di Trieste o di altri comuni. Mamma mia. Va bene, insomma. Buon lavoro, Hermes. Sì. Buon lavoro, perché auguri, è una settimana difficile e forse non sarà solo una settimana. Grazie però per averci fatto capire meglio, ora abbiamo tutto più chiaro. Grazie mille, Hermes Canciani. Grazie a voi, buona serata, buon lavoro. Ciao. Grazie. Okay. Quindi lo possiamo dire con ufficialità praticamente che Udinese Fiorentina si giocherà a porte chiuse. Questo al momento insomma ce l'hanno confermato, vedo ancora perplesso. No, però come dice Giampi, se non si sveglia qualcun altro dice qualcosa di diverso, come diceva Hermes. Ci ha aiutato molto la ricostruzione di Hermes, sì. Però fin dalla prossima puntata forse. Io non vado per me a sabato vedrai che cambieranno tante cose. Perché se tu ricorri a
artifici dialettici. Poi la situazione diventa non chiara. Meno male che Hermes ci ha dato una lettura. Cominceranno altri tipi di pressione, vedrai che cominceranno a cambiare anche le idee. Diciamo che si giocherà sicuramente forse. Che coniamo una nuova frase, sicuramente forse giocheremo sabato a porte chiuse. Diciamo che al momento l'Udinese dovrebbe giocare a porte chiuse, ok? Questa è la situazione per quello che siamo riusciti a ricostruire. Diamo anche l'orario preciso, perché tra l'ora dovrebbe essere smentiti. Esatto. Invece Moras non si può allenare ancora, devi aspettare non ti che puoi allenare. Non lo so, cambi l'ordine. Punto di domanda. Hai trovato un sistema, fai allenare ognuno in un campo diverso. C'è un campo dietro. No, ma avevo chiesto anche se potevamo andare fuori in Slovenia, se ci ospitavano fuori, ma non puoi uscire, perché non puoi fare neanche quello. Non ti fanno uscire. No, non ti fanno uscire, allora non è stato fatto. Però io ho spostato l'allenamento fino a mercoledì, perché mercoledì cambiano le cose, ho dato 2 giorni di riposo. Giusto. Hai capito? Quindi per mercoledì spero che cambino le cose. Però con tutti i ragionamenti contorti che abbiamo sentito stasera, forse era quello più semplice. Cioè, in Lombardia si allenano ma non possono fare la doccia, in Veneto si allenano, qui non ci si allena, è incredibile. Il problema principale è quello di Hermes, ci hanno messo tutti troppo le mani. Tutti quanti, sì. Va bene, dai, cerchiamo di essere comprensivi, perché è una situazione emergenza che deve favorire il bene di tutti. Quindi cerchiamo di essere comprensivi. Non è facile poi prendere decisioni anche in questo momento. E poi magari piano ci saranno le modifiche e le migliorie in corso, no? È chiaro, quindi dobbiamo avere tutti un attimo di pazienza e vediamo un po' come andrà a finire. Va bene. Che cosa vuoi dire, poi chiudiamo, all'ambiente che qui ti adora e non ha mai smesso di volerti un bene enorme, per quanto riguarda questo finale di stagione? Ma niente, nessun appello. I ragazzi allo stadio, chi viene allo stadio c'è sempre stato vicino, anche nei momenti di grande difficoltà. Continuare ad appoggiare la squadra, perché comunque anche quando abbiamo perso lo stadio ha applaudito i ragazzi che hanno dato il 100%. Quindi quando c'è questo impegno penso che la gente lo sa, la gente apprezza, la gente qui di Udine vuole principalmente questo. Poi è chiaro che vorrebbe qualche vittoria in più, ce ne auguriamo tutti, però mi sento di fare appelli, perché la gente qui è speciale. Mi sono fermato a vivere qui proprio per questo, per questo grande affetto che mi ha sempre corrisposto. Sono veramente contento che stanno apprezzando il lavoro che stiamo facendo insieme ai ragazzi. Come ho detto, ci sarà qualche ostacolo, ma lo supereremo insieme e stare vicino alla squadra come ha sempre fatto. L'obiettivo, diciamo così, il sogno di Gian Piero Pinzi ora è crescere e diventare un allenatore tipo? Ma imparare, io voglio questo proprio desiderio di imparare tantissimo da tutti, mister, professionisti, allenatori in seconda, dilettanti. Mi è capitato ieri, ha giocato mio figlio, ho incontrato Bazzeo, ho incontrato Rossitto, ho incontrato mister Fedele e abbiamo fatto una chiacchierata. È bellissimo, perché c'è da imparare veramente da tutte quelle persone che hanno un'esperienza più grande della mia. Io sto all'inizio e ho voglia di imparare. È un mestiere completamente diverso, molto molto difficile, perché come prima ha accennato anche il mister Moras, ogni scelta dell'allenatore poi può essere sbagliata, quindi c'è sempre qualcuno che dice il contrario, e poi gestire la squadra non è sicuramente semplice. E però c'è la voglia e c'è un grande impegno, quindi voglio intraprendere questo percorso. Dove mi porterà non lo so, vivo un po' la giornata e vediamo. Hanno vinto tutte le nostre under, diciamo. Giampi ha fatto un giusto riferimento, anche è bello dirlo, doppio derby col Pordenone, vinto under 15, under 16, l'under 17 è la quinta vittoria consecutiva, ha agganciato la zona playoff e ha vinto la primavera. Quindi, sì, un ottimo weekend. Facciamo fare una domanda velocissima. Al volo. Da calciatore, Giampi, quale partita a Udine vorresti rigiocare? Braga? Braga, qui proprio, ce l'ho qui, perché eravamo nettamente superiori, anche lì un po' gli episodi, un po' per colpa nostra, abbiamo buttato via veramente una stagione precedente incredibile, abbiamo fatto l'anno prima veramente una cosa strepitosa, e a parte il rigore maledetto di Mike Oswell, meglio non ricordarlo, potevamo chiuderla anche prima, perché eravamo
sicuramente sì, superiore al Braga. Confronto, assolutamente sì. Ti rivedi qualche volta qualcosa di quando giocavi? Qualche partita, qualcosa? Ti capita? Allora, uno dei collaboratori, un allenatore di portieri è Sergio Marcon, come sapete. Sono a vedere se gli abbiamo fatto gol perché non mi ricordavo. E su YouTube compare un video dove c'è scritto Marcon fa un miracolo su Pizzi. Io non me lo ricordavo. Vado a vedere, è una parata che forse paravo io con i piedi. Infatti sono andato in spogliatoio il giorno dopo e ho detto se lui si è alzato tutto impettito, col capello, c'ha il capello lungo. E, no, intanto vado a vedere queste stupidaggini, mi fa piacere. Il trenino, il primo gol in Serie A quando ho fatto trenino col Verona. Sì. Mi viene da ridere perché poi vedi Sottile, Iaquinta, fa piacere, no? Fa piacere vivere, rivivere questi dei bellissimi ricordi. Giorgio, posso chiedere una cosa velocissima? Va bene, vai. Da leggenda, perché insomma è una leggenda, sì, dell'Udinese sicuramente. Ti aspettavi che fosse così difficile il mestiere dell'allenatore? Visto che tu già un po' lo eri in campo, ma te l'aspettavi che fosse davvero così difficile? No, no. Infatti è per pochi. No, scherzo, beh, ma è... Beh, qui c'è San Mister che sicuramente avete più esperienza di me. E, soprattutto nella gestione del gruppo. Insomma, esatto. Ogni giorno c'è qualcosa che da gestire, da affrontare. L'allenatore non è solo quello in campo, è tutto. E se siete da solo, non hai, secondo me, uno staff importante e giusto, è veramente difficile. Infatti penso che soprattutto con queste rose allargate, uno staff importante, uno staff giusto sia fondamentale. Sì. Perché prima da calciatore tu ti appagavi della tua prestazione, pensavi a te stesso e quindi il tuo mondo finiva lì. Sì, da allenatore devi tenere in considerazione almeno una trentina di persone. Poi io sono collaboratore, immagino Gotti, quando va a casa comunque pensa sempre a tutto quello che... È un frullatore la testa, è veramente difficile, ma anche bello perché hai in mano una squadra, però... No, fa piacere, detto da un grandissimo giocatore, perché tanti pensano che fare l'allenatore sia come fare il giocatore. Sono due mondi completamente diversi. Assolutamente. Sì. Apprezzi di più qualcuno dei tuoi allenatori con cui magari avevi litigato in gioventù? Forse devo chiedere scusa. No, ma io... No, mica chiedere scusa, però no, dire, no, ma sai che forse ci aveva ragione. Io non ho litigato mai con un allenatore. No, alcuni allenatori ho avuto un rapporto più stretto, alcuni no, ma litigate vere e proprie mai con nessuno. Sempre cercato di... penso che rispetto era la prima cosa, io ero un giocatore, c'era una persona più grande di me, un allenatore, un ruolo più importante del mio, quindi come ho detto prendevo il terzo, il secondo, l'assistente, il collaboratore, mi sfogavo, quello sì, però per me poi come ero fatto di gara finiva lì, mi serviva proprio sfogarmi a me, infatti capisco chi si sfoga perché se rimani poi in quel diciamo borderline... Va bene, se poi esageri bisogna e sabato che... se si gioca ritrovi Iachini. Sì, ma con lui con cui un ottimo rapporto. Ottimo rapporto, anche se è andata male al Chievo perché poi lui è stato esonerato. Però un ottimo rapporto perché è una persona straordinaria, molto genuina. Per me. Sì, molto per concordo. Anche lo staff, tutte persone veramente eccezionali. Vero, molto vero. Va bene, il tempo a nostra disposizione è largamente scaduto. Mamma mia, adesso pezzella cibacchetta. Allora, dobbiamo chiudere qui. Ringrazio Marco Tavian. Grazie a te, ci Giorgio. Vediamo lunedì prossimo. Vediamo. Noi penso che saremo pronti anche sabato, credo, no? Noi saremo pronti sabato e quindi anche lunedì. Grazie Massimo Campazzo. Ciao, grazie a voi. Mi raccomando, Max Moras, buone vacanze, diciamo così. Sì, appunto, grazie. Riposate, Giorgio. Approfittate Max, del momento. Se vuoi venire a fare la doccia a casa mia, l'ospito volentieri. Mamma mia! Chiudiamo qua. Scenario apocalittico, chiudiamo con una cosa macabra. No, grazie. Una cosa carina. No. La sua chicca la doveva fare. Mamma mia. Facciamo finta di aver già chiuso. Ma salutiamo Jacopo. Salutiamo anche il Moge che ci denuncerà dopo questo scenario prospettato a Marco Taviano. Dopo le 22. Va bene, grazie davvero di cuore, è sempre un piacere incontrarti e scambiare quattro chiacchiere con te. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Grazie Gian Piero Pinzi, grazie a voi per averci seguito, ci vediamo lunedì. Ciao.